è stata trovata senza vita sul ripiano di questo cassonetto per la raccolta degli abiti usati in zona Città Studi a Milano. La piccola, recuperata intorno alle 20 di venerdì 28 aprile, aveva addosso una felpa rossa, era stata avvolta in un asciugamano. Secondo gli accertamenti degli investigatori, potrebbe essere venuta al mondo solo qualche ora prima del ritrovamento, nata già morta. Il cordone ombelicale tagliato da mano non esperta farebbe pensare a un parto avvenuto in casa o per strada. A indicare la sua presenza, una manina che sporgeva dal fagotto in cui era avvolta. Ad accorgersi della neonata è stato un pensionato che si era avvicinato qui per lasciare un sacchetto di indumenti. Inizialmente ha pensato a una bambola, ha chiesto aiuto a un altro passante per accertarsi di cosa stesse vedendo. Quando si sono resi conto della situazione, hanno chiamato il 112. Chi l'ha abbandonata non ha fatto girare il meccanismo che fa cadere gli abiti all'interno del cassonetto, forse perché voleva che il corpicino fosse trovato in poco tempo. Secondo l'autopsia, la piccola potrebbe non avere nemmeno emesso il primo respiro dopo la nascita, ma per averne la certezza serviranno ulteriori accertamenti. La circostanza potrebbe alleggerire l'accusa di infanticidio del fascicolo di indagine al momento contro ignoti aperto dalla procura, ma allo stesso tempo indicherebbe possibili rischi di salute ancora in corso per la madre, che potrebbe essere esposta a emorragie e infezioni post-parto. La polizia ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza e quelle presenti sui mezzi pubblici che transitano nella zona, in corso anche accertamenti negli ospedali, per individuare chi abbia abbandonato la neonata in questo modo. Nel quartiere chi passa lascia un fiore, un peluche, un biglietto. Una notizia che l'ha sconvolta evidentemente. Prima di fare una cosa del genere pensiamo ci siano molte altre possibilità. Questo fa veramente riflettere anche sulla solitudine di certe persone. Chissà che cosa non ho passato per fare, cioè per prendere la sua bambina morta o viva e lasciarla, abbandonarla così. Thank you.